Buonasera a tutti, in questa nuova puntata di Eternamente Ora ci rivediamo dopo le vacanze di Natale. Come al solito aspettiamo ancora un po' di minuti prima di cominciare per dare la possibilità a tutti quanti di collegarsi. E intanto vi chiederei, come al solito, di scrivermi se vedete e sentite bene, quindi se l'audio e il video sono ok. E anche se magari ci scrivete da dove vi state collegando, da che parte del mondo, dell'Italia, perché sappiamo anche che ci seguono persone dall'altra parte del mondo. Questa sera vediamo se riusciamo ad essere in tanti, perché abbiamo diversa concorrenza. Abbiamo una fiction che ci fa concorrenza questa sera su Rai 1, su Rai 2, non mi ricordo. Allora, c'è qualcuno che ha problemi con il video. Ok. Allora, da Peccioli, da Pescara, da Como. Salutiamo tutti da Milano. Quindi siamo in tanti. Allora, io direi di cominciare e intanto do ufficialmente il benvenuto a tutti quelli che sono collegati in questo momento, ma anche a quelli che vedranno questa diretta in un secondo momento, perché vi ricordo che le dirette di Eternamente Ora rimangono registrate sulla nostra pagina Facebook e chi vuole può andarle anche a guardare sul nostro canale YouTube, Suore Domenicane, Provincia d'Italia. Noi mettiamo sempre il link nei post su Facebook. Per chi non ha seguito mai queste dirette, vi spiego un po' in che modo procederemo. Ci sarà un primo momento in cui manderemo un video che sarà una sintesi dei capitoli della Genesi che avevate il compito di leggere, che sono appunto il 20, 21, 22 e 23, e poi chiamerò dentro questa diretta, gli ospiti di questa sera siamo tutte donne in questo Blue Monday e condivideremo semplicemente con voi la parola letta, cosa questa parola ci ha detto alla nostra vita soprattutto. E in un secondo momento proveremo a rispondere alle domande, ai dubbi che ci sono pervenuti in questa settimana. Intanto salutiamo anche da Perugia che si sta collegando. Vediamo di non tralasciare nessuno. Ecco, mi ricordano che la fiction è Mina Settembre, a cui noi stiamo facendo una grossa concorrenza. Allora, direi che possiamo partire, poi concluderemo ovviamente questa diretta con un canto, una canzone che vuole essere anche una sintesi, una riflessione di quanto tratteremo, ecco, questa sera, di quanto emergerà da questa serata. Allora, io vi mando questo video che è la sintesi dei capitoli dal 20 al 23, dura 8-9 minuti. E ci possono un po', per chi non ha avuto la possibilità magari di leggerli, possono in qualche modo dire che cosa su succede, ecco, dal capitolo 20 al capitolo 23 ad Abramo, a Sara, a tutti quei personaggi che abbiamo incontrato fino ad oggi.
Un maschio. Esacco. Come aveva promesso. Pane. Mangia il tuo cibo, Ismaele. Ismaele. Vieni qui, prendimi. Ah. Bene. Sara, che cosa c'è? Quella donna crede che suo figlio erediterà ciò che appartiene di diritto a Isacco. Che vuoi dire? Chi sarà a guidare la nostra tribù, Abramo? Chi è la prima stella di tutte le stelle nel cielo? Nostro figlio? O il suo? Sara, io... Abramo, ascolta le mie parole. Tu devi decidere. Mamma. O lascia decidere a Dio. Rassicurato da Dio sulla loro sopravvivenza, Abramo allontana Agar e Ismaele. Addio, Ismaele. Oh, figlio mio, figlio mio. Quando sarai uomo, il Signore ti farà dono di molti figli. Ti preparo da mangiare, Isacco. Dopo anni di lotte, Abramo ha imparato che essere scelti da Dio è una benedizione e una prova. Deve dimostrare la propria fede più e più volte. Sacrificio. No. No. Non ti ho dimostrato a sufficienza la mia fede. Abramo. Che cosa succede? Dio vuole un sacrificio. Figlio mio, vieni con me. Mm.
padre. Abbiamo la legna per il fuoco, ma dov'è l'agnello? Il Signore ci procurerà un sacrificio, figlio mio. Porta la legna. Mi fai male, padre. Isacco, tu devi avere fede in Dio. Abramo! Un agnello sacrificale? Oh, figlio mio, figlio mio, figlio mio! Bene, eccoci dopo questa sintesi che ci ha offerto questo video. Allora, io chiamo con me in diretta questa sera. Allora, innanzitutto, Suor Laura, che conoscete ormai da tempo. Poi altre due donne, perché questa è la serata delle donne insieme a Mina Settembre. Allora chiamiamo Silvia da Capena, che chi non lo sapesse, Capena è in provincia di Roma. Ciao. E poi Livia da... scusate, non entra. Da Livia da Fiano Romano. Buonasera. Bene, allora, sempre per battere la concorrenza, diciamo che possiamo iniziare questo primo momento. Innanzitutto ringraziamo Livia e Silvia che ci hanno dato questa loro disponibilità a condividere con noi la parola di questa sera. E iniziamo subito questo momento, che come sapete è un momento di condivisione, quindi che cosa il famoso pennarello blu, che cosa la parola ha detto alla nostra vita, che cosa ci ha colpito. E allora, anche questa sera abbiamo fatto testa o croce. In realtà si è offerta Silvia perché ha detto che così si toglie il dente. Allora, io vi chiedo di mutare i vostri microfoni tutti quanti, così non si crea il rimbombo. Silvia, se vuoi iniziare tu, così a condividerci cosa questa parola ti ha detto. Sì, innanzitutto ringrazio per la fiducia, perché è la mia prima lettura della Bibbia, lo voglio dire, quindi insomma, potrei dire delle imprecisioni, ma ci provo. La mia prima impressione, più che altro volevo approfondire sul discorso del sacrificio di Abramo, mi ha colpito molto, e adesso dopo la visione del video ancora di più, anche perché io in realtà non ho
visto tutta questa angoscia da parte di Abramo quando ho letto questo capitolo, mi ha colpito il fatto che fosse tutto così pagato, così tranquillo, una cosa normalissima, come se stesse andando a fare una gita con il figlio. E mi ha colpito anche perché altre volte lui invece ha rivolto a Dio domande di incredulità, come quando gli ha detto che avrebbe avuto una discendenza da Sara. E in questo caso non pone nessuna domanda, quindi si evince proprio una totale fiducia nel Signore, però il fatto di non fare un accenno di poter salvare questo figlio mi ha un po' così colpito. E forse anche mi soffermo su quella risposta che dà, come viene chiamato dal Signore, e dice Abramo, e lui gli risponde: eccomi. Questo eccomi che mi sembra poi si ripeta spesso e comincia a ripetersi nei momenti, nelle risposte di chi è fermamente convinto nella fede, cioè ormai è non ha più dubbi. Credo io, questa è la mia interpretazione. E poi vabbè, magari mi riporta pure a altri eccomi importanti, come quello di Maria, a cui magari spesso faccio riferimento. E niente, questo sono rimasta colpita, solo che adesso ho visto il video e mi ha un po' contrastato le mie sensazioni, perché lì in realtà esce fuori tutta l'angoscia. Scusate, sono le mie figlie che... No, esce tutta l'angoscia di questo padre che sta per sacrificare il figlio. E niente, questo, semplicemente questo. Grazie. Cioè, sicuramente l'interpretazione di un film è sempre un'interpretazione, nel senso che come noi, come dire, la parola dice qualcosa a noi, dice anche al regista, no? Quindi credo che chi ha fatto il film poi abbia avuto questo vissuto rispetto ad Abramo e al sacrificio di Isacco. Sor Laura, tocca a te nel nostro sorteggio. Ma a me mi è presa un'angoscia vedere quella roba lì con quel bambino su quei cosi, che ho pensato che il dibattito parlamentare che ho visto oggi è una passeggiata in confronto. Comunque stendiamo un velo pietoso sull'angoscia che mi è venuta, e anche perché è un brano sempre molto dibattuto questo qui della, come si dice, lì dell'offerta di Isacco. Vabbè, a parte che è sempre un linguaggio biblico, quindi figurato secondo le caratteristiche di quel tempo, eccetera, eccetera. Però è sempre molto dibattuto perché si fa fatica a vedere il significato vero. E come ho detto nel video di preparazione alla diretta, credo che il messaggio forte di Dio lì era... far capire ad Abramo che non è lui il Dio di suo figlio, ma il Dio è Dio, è Yahweh, lo è per tutti, no? In un modo cruento così, ma da favoletta, no? A parabola. E quindi questo mi ha detto tanto a me nel cuore, perché il fatto di accettare di non essere noi i dei, gli dei, le idee dei nostri figlioli o delle persone che ci sono affidate, non è facile, perché implica il lasciare andare, il lasciare libero e quant'altro. Poi una nota buffa, perché manca Francesco che dice le stupidaggini: la faccia di Abramo quando era tra Sara e quell'altra che sono gelose l'un con l'altra per i figli, la faccia smarrita, mi sembra le facce dei papà quando vengono a comprare le tute da noi e non sanno la taglia. Hanno la stessa faccia, perché si immaginano la moglie, la suocera e la mamma che gli ha dato i soldi per comprarle, tutte e tre che si arrabbiano. Quindi mi sono venuti in mente loro. Va bene. A parte questo,
Come vi ho già detto nel video prima, mi ha colpito tanto il capitolo 20 al versetto 5, quando parla di Abimelech, lì come diavolo si chiamava, e con cuore, dice lui, prega Dio, parla con Dio, e dice: con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo, no? E mi ha colpito questo cuore retto, queste mani innocenti, perché richiamano proprio, anticipano proprio le beatitudini, no? Beati puri di cuore. E oggi, andando un po' a rufolare nella Bibbia, mi ha riportato al Salmo 24, che dice: chi ha mani innocenti e cuore puro otterrà benedizione dal Signore. E non perché Dio dà dout des, cioè che tu sei bravo, allora io ti premio, no, ma il cuore retto e le mani innocenti sono la predisposizione per accogliere Dio. E questo mi è piaciuto tanto. Poi mi è piaciuto anche molto Abramo che pregò Dio e Dio guarì questo e quell'altro. E anche lì, rufolando nella Bibbia, sono andata a Mosè, che Mosè dice, no, la Bibbia dice: Mosè gridò al Signore dicendo, eccetera. Cioè, questa preghiera che è un grido, no? E mi sembra di vedere, ho visto oggi l'umanità che sta gridando, tutta l'umanità, tutto l'uomo, no? Tutta la terra, e stiamo gridando a Dio, ma cos'è? Cosa succede, no? E stiamo forse imparando, come Abramo, a pregare, no? E prima non si è mai parlato di Abramo che prega, cioè si parlava di Abramo che diceva a Dio, no? Cercava di contrattare con lui su Sodoma, Gomorra, eccetera, però Abramo che prega. E infine, quando più avanti dice: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli o che gli avrebbe partorito un figlio nella sua vecchiaia? Dio che stupisce. Cioè Dio è un Dio che stupisce. E allora veramente forse l'invito lo stupisce, poi lo stupisce anche quando gli fa trovare il capretto al posto di Isacco, eccetera. Ma un Dio che ci crea lo stupore. Abbiamo appena finito il Natale, no? C'è una statua molto bella del presepe, no? La meraviglia, quello lì con gli occhi sbarrati e le braccia spalancate, che si meraviglia davanti al Natale. E purtroppo noi a volte difettiamo un po' nello stupore, non siamo più capaci di stupirci, no? Quindi un invito a stupirci di quello che Dio compie per noi, in noi, ma non solo Dio, anche di quello che succede intorno a noi, che è segno della presenza dell'amore di Dio. E bisogna saperlo riconoscere, no? Se abbiamo letto tutto, a un certo punto Agar, quando è lì mezza morta, Dio gli aprì gli occhi e vide un pozzo d'acqua, no? Allora, che Dio davvero ci apra gli occhi in questo mondo così tormentato, così incattivito, in questa roba che stiamo vivendo, dalla nostra piccola Italia al grande mondo, e ci apra gli occhi e ci faccia trovare l'acqua, quella che ci serve, l'acqua dello stupore, l'acqua della gioia. E poi se mi viene in mente qualcos'altro ve lo dirò. Allora, io prima di dare la parola a Livia, volevo salutare dal Perù che ci sta seguendo Gina, che è una laica associata. E niente, la volevo salutare perché si è collegata dal Perù e abbiamo una persona dal Perù, quindi niente, piccola parentesi. Quindi do la parola a Livia, che nel nostro testo è croce, è uscita terza. Eccoci, buonasera. Allora, io mi sono fatta un pochino un giretto tra le pagine della Bibbia, no? Per recuperare un po' il tempo perso, le parole perse soprattutto. E quando dovevo rileggere questi capitoli, ho cominciato dalla vocazione di Abramo al capitolo 12, quindi sono andata abbastanza indietro. E scorrendo appunto queste pagine, mi ha colpito quante volte il Signore, prima di mettere poi alla prova veramente Abramo con Isacco,
quante volte gli ha fatto la promessa che sarebbe diventata una grande nazione, che sarebbe nata una moltitudine di popoli, più numerosa della sabbia del mare, delle stelle del cielo. Nel capitolo 12 comincia e dice, appunto, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra, all'inizio. Al capitolo 14, no, al capitolo, aspettate, 13, alla fine del capitolo 13, quando Abram si separa da Lot, di nuovo gli dice, alza gli occhi dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra, se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Poi ancora, al capitolo 15, la promessa e l'alleanza, di nuovo dice, non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Allora Abram gli dice, ma io sono senza figli, senza eredi, non mi hai dato una discendenza. E di nuovo il Signore lo rafforza e lo conferma nella sua promessa dicendogli, non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te. Guarda il cielo, conta le stelle se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Poi ancora, all'alleanza e la circoncisione, al capitolo 17, di nuovo, quando Abramo ha 99 anni, il Signore gli appare e gli dice, io sono Dio Onnipotente, porrò la mia alleanza fra me e te, ti renderò numeroso, molto, molto. Allora Abramo si prostra col viso a terra e dice, eccomi, la mia alleanza è con te, sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti chiamerai Abramo, ma Abramo, perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò, e ti renderò molto, molto fecondo. Ancora ribadisce questo concetto. Ti farò diventare nazioni, da te nasceranno dei re. La tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne. Insomma, un continuo che dice, cioè, uno si immagina, mazza, ci avrò tantissimi figli, questo c'ha 99 anni. Con tanta fatica gli arrivano poi l'apparizione a Mamre, questi tre uomini nell'ora calda del giorno, gli dicono, da qui a un anno, devi ancora avere fede, da qui a un anno tornerò a visitare te e Sara, avrà un figlio. E questa aspettativa che cresce, che cresce, che cresce, con tanta fatica, finalmente a 100 anni arriva suo figlietto, Sara partorisce, lo svezza, dopo qualche anno, eccolo lì che arriviamo appunto al capitolo 22, Dio mise alla prova Abramo. Allora, non lo so, però in questo crescendo rossiniano mi ha colpito tantissimo questo Dio mise alla prova Abramo, cioè ci mette alla prova, non ci sono santi veramente, cioè per tutti noi nella nostra vita, pur con le più grandi promesse e premesse che abbiamo di solidissime basi, arriva il momento della prova, per tutti noi, volenti o nolenti. E non è una prova da ridere, insomma, quella che gli dà il Signore, cioè il filmato ce l'ha trasmesso con molto pathos, però io ho vissuto anche tanto, cioè con tanta empatia anche questo pezzettino di questo capitolo. A me, io ce lo vedevo la sofferenza di Abramo mentre portava su per 3 giorni, poteva ripensarci il povero Cristo, intanto che saliva sulla montagna, e un giorno, il secondo giorno. Io mi dicevo tra me e me, appunto, pensando, ho 3 figli, mamma mia, io sarei scappata già dopo 100 metri, altro che cammini, 3 giorni di cammino sono tanti in montagna, cioè non hai tempo per ripensare. E questa triplice ripetizione dell'eccomi che dice Abramo, io ho visto tanto proprio eccomi, non la prontezza di un uomo che è lì pronto a superare la prova, ma eccomi in tutta la mia povertà, eccomi così come sono, Signore. E il Signore gli dice, Abramo, eccomi, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, e va. Poi arriva il figlietto e gli dice, padre mio, eccomi figlio mio. E gli chiede appunto Isacco dov'è l'agnello per l'olocausto, cioè eccomi, non ce la faccio più, ti devo rispondere che ti sto per ammazzare. Poi finalmente, quando stende la mano su Isacco, il Signore lo blocca e dice, Abramo, eccomi, cioè eccomi con tutto proprio il mio dolore, la mia, appunto, anche magari non sfiducia, perché appunto Abramo aveva fiducia, fede,
però eccomi con tutta la mia incapacità di obbedire magari a questo tuo comando più grande di me. E quindi, ecco, mi piaceva questo eccomi, io lo sentivo, eccomi qui in tutte le cose buone o cattive che viviamo, ecco, però ci siamo e lui c'è con noi. Questo era quello che mi ha colpito del sacrificio di Isacco. E poi una cosa, concludendo invece del capitolo 23, quando muore Sara. E deve prendere questo terreno per seppellire la moglie, perché Abramo è straniero in questa terra. Tutti onorano molto Abramo, per cui gli ittiti gli dicono no, ma te lo regaliamo, scegli qualunque terreno. E lui aveva puntato un campo in particolare dove c'era una caverna e lì voleva seppellire Sara. E quindi contratta con questo qui che glielo vuole regalare e lui invece insiste, dice no, ascolta me piuttosto. E tu no, ascolta me. Insomma, alla fine della sua nata, per questi 400 sicli d'argento, il terreno è comprato. Io non sono una grande conoscitrice della Bibbia, naturalmente, però l'unica noticina che c'era sotto, che mi sono andata a pescare, mi ha colpito tanto perché faceva notare che il primo pezzetto della terra promessa è un campo funebre, cioè un cimitero, un camposanto, quindi, e che viene appunto acquistato, non regalato. E qui ci vedevo appunto la promessa con Gesù, con il Cristo, cioè il campo dove è stato sepolto Gesù, cioè il primo passo, diciamo, per noi, per la nostra terra promessa, per la nostra libertà, è un terreno funebre, un terreno di morte, cioè il terreno dove è stato sepolto il Signore. Non so, vedo la faccia perplessa, forse non mi sono spiegata. Stavo leggendo dei commenti, no, ti stavo, no, non era la faccia per te. Ah, ok. E quindi cioè il primo passo, il primo atto della terra promessa è un terreno funebre. È una grandissima cosa questa, mi ha illuminato questo, capire questa cosa. Ecco. Grazie. Allora, ci sono io alla fine, che ovviamente hanno già detto tutto quanto gli altri, e quindi questo è il limite di dover parlare alla fine, però non importa. Poi dopo questi sprazzi di esegesi, mi hanno colpito tre cose che però in parte sono state già dette, quindi io le ripeto e voi vi beccate la ripetizione, non importa. La prima cosa, questa è diversa però, quindi la dico per prima, che mi colpisce è il chiamare per nome, non soltanto all'interno di questo capitolo, ma come appunto faceva l'excursus Livia, anche nelle parti precedenti, quindi Abramo, Abramo, il Signore chiama per nome, e il Signore ci dà sempre un nome, perché è stato ieri a messa, nella prima lettura si raccontava la storia di Samuele e anche Samuele è stato chiamato per nome, Samuele, Samuele, quindi questo nome che si ripete anche due volte. E questo chiamare per nome mi ricorda che l'intimità è chiamarsi per nome, quindi riconoscere l'unicità e l'irripetibilità dell'altro. E Dio ci chiama per nome perché è intimo a noi, ed è chiamandoci per nome che ci dice che siamo unici, che siamo irripetibili, che siamo preziosi ai suoi occhi. E gli esseri umani, a differenza di tutte le altre specie di animali, hanno la capacità di riconoscersi, quindi noi non siamo uomini e donne uguali a tanti altri, abbiamo una nostra unicità. E quindi questo chiamare per nome di Abramo me lo ricordava, cioè mi ricordava che Dio chiama proprio lui e che Dio chiama proprio noi. E in questa concetto di intimità, del chiamarsi per nome come segno di intimità, se ci facciamo caso e pensiamo alla nostra vita, a seconda di come pronunciamo il nome dell'altro, a seconda di come lo chiamo, a seconda dell'intonazione della voce che uso, del gesto, delle parole che accompagnano quel chiamare per nome l'altro,
in qualche modo io dico all'altro qualcosa su di lui, dico all'altro qualcosa su di me, dico qualcosa sulla nostra relazione. Quindi nel modo in cui ci chiamiamo e siamo chiamati, si vede anche il grado di intimità, no? che vogliamo vivere con l'altro e che stiamo mettendo in gioco. Allora mi sarebbe piaciuto stare là, mentre Dio chiamava Abramo, per ascoltare dal vivo la voce di Dio, quindi non lo so, il tono con cui lo chiamava, cioè sicuramente è una voce che è risuonata dentro al suo cuore, dentro di lui, però come spesso risuona anche nel nostro cuore, quindi mi ha aiutato a far memoria delle volte in cui mi sento chiamare per nome, non soltanto dal Signore ma anche dalle persone, no? che mi sono intorno e che lui no, mi mette accanto e attraverso le quali ci chiama. E quindi così mi colpiva questa cosa qua. L'altra è stata detta, e questo eccomi, cioè questa disponibilità totale di Abramo, il suo sì ma anche il nostro sì. E l'eccomi di Abramo, come diceva Silvia, come quello di Maria, mi ricorda che la nostra vita si gioca dentro un sì detto a Dio, dentro un sì detto alla propria moglie, al proprio marito, detto a chi ha bisogno di noi, detto ad un progetto, detto a un sogno. Si gioca dentro questo sì, questo eccomi. E il Signore ha bisogno di questo sì e ha avuto bisogno del sì di Abramo, del sì di Maria, del sì di Gesù per compiere la storia della salvezza. Ed è il sì di Maria, ma il sì di Gesù che ci ha salvato, non la morte, la passione, la resurrezione, ma proprio quell'eccomi, quella disponibilità. E così pensavo ai miei sì, che a volte sono detti con tanta meno convinzione, che a volte sono detti e sono molto vacillanti, che sono detti e poi sono rimangiati, che sono deboli, no? E li confrontavo a questa disponibilità piena di Abramo, allora mi sentivo un po' così, un po' meno, ecco, rispetto a lui e ai grandi personaggi della storia che hanno permesso, no, che la storia della salvezza andasse avanti. Però mi ricordo sempre del fatto che questo mio sì a Dio serve, e forse questo mi spinge, no, ad andare avanti, perché dentro quel sì c'è il mio bene e c'è il bene più grande per tutti noi. L'altra cosa, provo a dirla in una maniera diversa, è questo discorso della prova. Cioè che Dio mise alla prova Abramo. Dico, ma perché Dio ci mette alla prova? E gli chiede di sacrificare questo figlio tanto amato. E io mi sono proprio detta, ma che senso ha tutto questo? E Abramo è l'uomo della fede. Nelle puntate precedenti di Eternamente Ora, molti dicevano, Francesco forse lo diceva, ma a me tutta sta fede di Abramo non la vedo. E anche qualcuno nei commenti aveva sottolineato come Abramo poi non si fida tanto di Dio, tant'è vero che dice che Sara è sua sorella in qualche modo poter salvare la sua vita, no? Quindi non si fida, non si vuole esporre più di tanto al pericolo. E Abramo a me ricorda e dice che la fede è dono, quindi non è qualcosa che io mi posso, come dire, accaparrare, no? E questo mi ha permesso di ringraziare veramente Dio per tutte le persone che mi hanno parlato di lui e che mi permettono di conoscerlo, che mi aiutano ad andare avanti, no? nel cammino, perché questo Abramo ce lo dimostra, nel viaggio della fede, il viaggio della fede non finisce mai e terminerà quando lo vedremo faccia a faccia. E quante domande gli faremo rispetto a quello che non capiamo, forse anche Abramo gliene ha fatte tante. E Abramo mi ricorda che la fede è fede, quindi non ha una logica, cioè non ha una spiegazione. Io non posso credere con delle categorie razionali. Però la fede, paradossalmente, pur non avendo una logica, dà una risposta alle nostre domande di senso, perché noi abbiamo bisogno di aprirci ad un oltre,
di entrare dentro quote di mistero per dare senso alla nostra esistenza, perché ci diciamo, ma sì, ma la vita è soltanto tutto questo, no? Cioè, c'è un di più, no? E la fede ci aiuta. E la sofferenza ingiusta, la morte ingiusta, la prova, vogliamo chiamarla così, come diceva Livia, no? Che tutti siamo in qualche modo soggetti, no? A delle prove, il dolore, non ce lo spieghiamo. Cioè, ci sono cose che nessuno di noi credo possa capire. E davanti alla richiesta del sacrificio di Isacco, io mi sono domandata perché, cioè, che senso ha questo? Perché Dio è così cattivo che chiede di sacrificare suo figlio? E sono le stesse domande che ci facciamo quando siamo colpiti da una sofferenza, da un dolore, oppure quando abbiamo davanti a noi delle persone che soffrono ingiustamente. Però il dolore, la sofferenza, possiamo decidere se subirla o se attraversarla, se passarci dentro. E se decidiamo di attraversarla e di passarci dentro, l'unica cosa che possiamo fare è credere e nutrire la fiducia che dentro quella prova, quella sofferenza, quel dolore, c'è un bene per noi, che noi non vediamo, che però c'è. E, tempo fa mi è arrivato un messaggio di una persona che stava vivendo una grossa sofferenza, che mi ha detto: certe cose accadono per permettere ad altre cose belle di verificarsi. E, è vero, cioè, cerca, dice il Signore, chiude una porta per aprire un portone, no? E Abramo aveva sicuramente questa fiducia, l'aveva capita questa fiducia qua, e decide di attraversare il dolore, di attraversare nel dolore, decide di attraversare il dolore, quindi nella sofferenza decide di attraversare quella sofferenza lì. E mi sono chiesta nella mia vita cosa ci faccio io della sofferenza, del dolore mio e anche di quello che vedo, no? Però mi sono rimaste le domande, ecco. Non mi sono data nessuna risposta. Ecco, io ho terminato la mia condivisione. Se volete riaprire i microfoni, intanto io guardo un po' di commenti. Eccoci. Allora, ci sono delle domande che ci sono pervenute. Allora, la prima è questa. Abramo è padre della fede, anche della nostra fede. Come fa? Forse però è meglio che chiudiamo i microfoni, scusate, perché mi fa venire in bomba. Come facciamo ad avere una fede come lui? Penso che tocchi a me questa. E ci siamo già messi d'accordo prima, quindi non è niente di spontaneo. No. No, è spontaneo quello che vi sto per condividere, perché me l'ha fatto tornare in mente Lara ora, cioè me l'ha fatto formulare nella mente ora. Allora, a questa domanda non c'è una risposta matematica. Abramo è padre della fede, lo dicono anche tante parole di Dio nella lettera di Ebrei, poi no, dice per fede Abramo, eccetera, eccetera. Come facciamo ad avere una fede come lui? Intanto speriamo di non doverla avere come lui, di andare lì a ammazzare il figliologo, le cose, no? Quindi speriamo che non ci venga chiesta una fede così. Ma al di là della cosa esterna, mi è venuta in mente un'esperienza mia personale. Quando avevo 17 anni, nel giro di un mese si è ammalato ed è morto mio papà di cancro al cervello. E io ero l'ombra di mio padre, nel senso che lui dove andava io c'ero, cioè proprio così, ero proprio molto legata. Tant'è che la gente del paese, gli amici, tutti qua e là, eccetera, dopo il fatto che erano dispiaciuti che mio papà morisse, le persone a cui voleva, che gli volevano bene, erano incuriositi o perlomeno preoccupati per la fine mia, perché pensavano: adesso questa figliola chissà che gli capita, no? Mentre io ho vissuto molto bene questa esperienza, anzi è una delle esperienze anche mentre moriva che ricordo con più
quasi, se non fosse che sembra di scandalizzare la gente, una delle esperienze più belle, no? Più sacre, in cui mentre ho toccato con mano la vita che se ne andava, cioè la mano di mio padre che moriva, quindi mi, si lasciava la presa, diciamo, ho toccato con mano la presenza di Dio, cioè forse tale e tanta era la disperazione di vederlo morire, che o t'attacchi a Dio o t'attacchi al tram. Io forse ho scelto Dio, probabilmente. Però, e quindi poi ho ricevuto, non c'erano ancora i messaggi, ma parole o gente, no, che mi diceva: guarda, Laura, guarda, ci hai edificato, quanta fede, qui lì è vero. E io mi ricordo che quando la gente mi diceva così, io dicevo: ma per me è una cosa normale avere fede, è una cosa normale cantare alleluia in chiesa, messa, anche alla messa da morte, eccetera. La sentivo come un dono quella roba lì, che era la disperazione pura, perché poi rimanevamo due bambini praticamente con mia mamma, insomma tutto un affare così. Ora, pensandoci, mi viene in mente che non ero io che credevo in Dio, ma era Dio che credeva talmente in me che, nonostante la natura fosse stata storta in quella maniera, perché è cresciuta una cellula impazzita nella testa di mio papà, nonostante quello Dio ha creduto in me e io in lui ho trovato la forza e la gioia anche di andare avanti. Quindi non siamo noi, credo, che abbiamo fede in Dio, ma è Dio, è il Signore che, quando ci chiede, quando vede cosa succede nella realtà, per tante cose che possono succedere, si inchina davanti alla nostra fede, alla nostra vita, e crede in noi, e crede in noi. Io credo proprio che la fede di Abramo la si raggiunge, nella misura in cui contempliamo la fede che Dio ha in noi. Proviamo a pensarci. Domani mattina, quando ci alziamo, che Dio ci affida la realtà, a voi, a Livia affida 3 bambini, a Silvia 3 bambine ancora più piccole, e tutta la situazione, il lavoro, qui e lì è vero. Quando Dio, la mattina che ci si alza, che scopriamo che cosa abbiamo da fare nella giornata, magari a volte diciamo: mamma mia, quante cose da fare, eccetera, ma forse è il momento di dire: oh, guarda Signore, credi tanto in me oggi, guarda oggi cosa mi chiedi, guarda oggi cosa mi affidi. E questo credo che sia vivere di fede. Non è fare miracoli, non è... E lì nel film, pezzo di filmato, era rappresentata bene la disperazione di Abramo, no? Si può essere disperatamente fedeli o fedelmente disperati. Vedo che c'è una domanda lunga di Francesco, la leggi te, Lara? Sì, no, non è una domanda, è un commento, no. Adesso vi leggo. Allora, scusate, commenti. Vediamo se riesco a fare questa cosa. Sì, eccolo. Lo potete leggere anche voi. Ti scrivo questo: vi sto ascoltando con il mio Giorgio e io anche per tutto l'oro del mondo avrei fatto quello che... scusate, ho un problema, comincio ad avere un problema con l'età e con la presbiopia. No, voleva dire non fa, e non io avrei... anche per tutto l'oro del mondo non avrei fatto quello che ha fatto Abramo. E Giorgio dice: ma papà, neanche se te lo chiede Dio? Ecco, forse la mia fede è troppo condizionata, la sua è pura. Forse dobbiamo imparare a affidarci senza farci domande, o meglio, senza darci risposte. E poi ovviamente Francesco ha detto di salutare tutti. Grazie Giorgetto, ci hai dato la risposta più saggia. Ma se solo tuo padre avesse avuto la fede di fare anche solo una cosa del genere, sarebbe corsa zia Zazà a prenderti.
E quindi, però è bellissimo, come avevo detto nel video, c'è un midrash, una roba ebraica, che dice, mette in bocca le parole a Isacco, che sono le stesse di Giorgio, e Giorgio però non ha letto il midrash ebraico, in cui Isacco dice, padre legami bene, così non scappo e tu puoi obbedire a Dio. E quindi vediamo che lo spirito soffiava migliaia di anni fa e soffia ancora oggi dalle parti di Vigevano o anche da altre parti. Allora, la prossima diretta verrà Giorgio direttamente qui da noi, condividerà con noi la parola. E, allora, se non ci sono altre risposte, qualche intervento che Livia e Silvia vogliono fare su questo discorso della fede, passerei all'altro commento. C'è una cosa che ha scritto Marco o Linda, perché sono tutte e due. Marco Linda. Marco Linda. Allora, vediamo qui. Penso che la fede sia non essere mai pronti. E il buon vecchio Papa Francesco diceva, è dono. Allora, io passerei, se siete d'accordo, all'altro commento, anzi ce ne sono due in realtà che abbiamo cercato di mettere insieme perché poi di fatto i contenuti erano un po' simili ed è legato al concetto di donna. Allora, la prima è questa. Sara è esempio di una donna debole che fa quello che dice il marito. Come vedete questo oggi? E l'altro è quest'altro commento. Mi colpiscono le figure delle donne che sono molto deboli e forti, molto umane. Che cosa ci dice questo? Chi desidera commentare o rispondere a queste questioni? Posso provare io. Quello che vorrei dire è che non mi sembra Sara una donna debole, anzi. Sia nei capitoli precedenti prende delle decisioni importanti, anche dare una discendenza ad Abramo, Ismaele, non da lei ma dalla sua schiava, e questo l'ha deciso lei, non le è stato imposto da Abramo, oppure come nel filmato che abbiamo visto, che abbiamo letto in questi capitoli, di cacciar via Agar, non so come si pronuncia, perché deve essere Isacco la discendenza vera di Abramo e non mi sembra che abbia voce in capitolo Abramo, anzi forse chiede poi suggerimento da Dio, diciamo che cerca di capire effettivamente cosa gli è meglio fare. Mi sembra una donna forte e libera di decidere, come poi alla fine mi sembrano le donne che incontreremo anche più in là nella lettura della Bibbia. Poi vabbè, io torno sempre su Maria, con Sara mi sembra che si segua comunque un percorso ben stabilito e ha un'importanza fondamentale per arrivare poi a quello che sappiamo. Non è lì al caso, non è una donna debole, non è una donna che subisce, ma è una donna che agisce e pensa e la sua libertà di decidere anche da parte sua ha comportato tutto quello che poi è successo, magari in misura meno importante rispetto a Maria. Torno sempre lì, che sappiamo, insomma, dato alla luce Gesù, però insomma, niente al caso, niente è banale, e quindi se c'è Sara e ha questo ruolo così fondamentale, perché poi Dio vuole da lei la discendenza non da altre donne, ha un suo significato, ha la sua importanza, forse meno rispetto questa libertà l'abbiamo meno noi donne di oggi, che viviamo in una situazione già abbastanza pianificata, perlomeno penso per la maggior parte, poi chi si può
permettere altro, magari altri stili di vita, ma bene o male dobbiamo arrancare nel vivere una quotidianità abbastanza pressante, dove forse ancora l'uomo è molto poco partecipe e ci costringe a subire tante cose e quindi a toglierci quella libertà, quel po' di libertà che vorremmo e ci sacrifichiamo per il bene di chi ci sta intorno, perché la vita ce lo richiede, è quasi un obbligo. Quindi penso che forse si sarà più libera di noi, più forte di noi, delle decisioni, ha delle possibilità in più. Grazie. A proposito di donne, ci saluta anche Michela insieme a Francesco. Tu, Livia, vuoi aggiungere qualcosa? Ecco, ho rimesso il microfono. No, io ripensavo all'altra domanda, quella delle donne molto umane, deboli e forti assieme. Stavo un pochino meditando su quella domanda e credo che, cioè, dal poco che insomma ho capito, rispecchiano anche abbastanza bene il contesto del tempo che c'era, per cui certe cose le donne potevano farle, altre non potevano farle. Quando Abramo dice di Sara che è sua sorella, sia prima col faraone d'Egitto e poi con Abimelech, anche Sara sta zitta e dice e conferma che è sua sorella, al di là che in parte era vero, ma anche appunto per proteggere il suo uomo. Su altre cose, come diceva anche Silvia, invece Sara è una donna forte che ci tiene lei, anzi addirittura Dio dice ad Abramo: dai retta a Sara, è giusto allontanare Agar e Ismaele. Quindi insomma credo che rispecchiassero un pochino anche, ripeto, i tempi di queste prime tribù che si andavano, insomma, di questo primo popolo che si andava formando, in cui per certi versi loro avevano dello spazio e per altri invece erano sottomesse ai loro mariti, ai loro uomini. Come anche noi oggi, insomma, rispecchiamo i nostri tempi, ecco, il senso era questo. Sì, io credo che sia vero anche questo, cioè nel senso che quando leggiamo i testi della Bibbia ci dobbiamo ricordare che entriamo dentro una cultura che era di 2000 anni fa, no? Per cui, come dire, non possiamo pensare che ci siano delle cose che non vadano bene, perché era quella la cultura ed era quella l'idea, tra virgolette, della donna. Poi adesso, come adesso, se lo sapete, su Via col Vento mettono dei disclaimer perché c'è una visione della donna che non va bene, adesso stanno bannando anche Grease perché c'è una visione della donna che non è, che non risponde a delle norme particolari. Sono visioni di altri tempi, culture di altri tempi, all'epoca andava bene così, oggi ovviamente siamo nel 2021 e c'è un altro tipo di cultura, un altro concetto di donna, un cammino fatto nella storia e credo che insomma il testo della Bibbia risente anche di questo, cioè non toglie la grandezza e la debolezza della donna che è caratteristica certo. Sua, perché siamo tutte donne qui, però voglio dire... E poi c'è stato comunque un tempo nella storia in cui i sacrifici umani erano fatti, venivano fatti. Purtroppo la storia ci dice così e non possiamo giudicare adesso la mentalità di adesso, le cose di allora. E nella Bibbia, cioè, quel fatto di Abramo sta anche a significare che finisce l'era dei sacrifici umani e inizia l'era dei sacrifici animali. Ora tutti gli animalisti ce l'avranno con noi, ma questo è un dato storico, no? Sì, perché l'hai detto tu. Che va bene, bestie, va bene, io le rispetto, però va bene. E quindi è anche un discorso, diciamo, esegetico, storico. Però sul pensare alla forza della donna nella Bibbia, è vero,
che le donne avevano meno libertà, qui, lì è vero. Ma è anche vero che la donna in quelle tribù è ancora come la donna, è ancora come adesso in alcune parti dell'Africa, no? In cui è molto più importante la donna dell'uomo. Cioè, la donna è quella che tiene su la tribù, è quella che tiene su con la sua forza, perché la donna è più forte dell'uomo, ma in senso non fisico, stupido, no, nel dire adesso siamo meglio, siamo peggio, siamo diverse, però abbiamo una forza interiore, noi donne, che spesso va molto oltre la forza dell'uomo. Tant'è che, come dice Silvia, che richiama spesso Maria, Dio affida il suo figlio a una donna. Le dice, meno male, certo non lo poteva far portare da un uomo, certo, però poteva farlo venire fuori in un'altra maniera, cioè Dio, a Dio nulla è impossibile, no? E ha seguito l'iter umano, ma è la donna che ha custodito insieme a Giuseppe quel seme, no? Che poi è diventato Gesù, eccetera, eccetera. Quindi Abramo poteva essere tutto fiero finché voleva di avere i figlioli, ma se Sara non glielo partoriva, questo Isacco non veniva fuori. E quindi c'è una realtà della donna molto forte nella Bibbia, l'incontreremo di donne forti. Anche nel capitolo 19, se non sbaglio, subito prima proprio dei nostri quattro capitoli di oggi, allora erano scioccanti le due figlie di Lot che giacciono con il padre per assicurargli la discendenza. Cioè, quello è chiaro che erano soltanto quei tempi, chiaramente che erano così, fanno bere il padre una notte una, una notte l'altra per assicurare una discendenza, perché loro erano nel deserto, non c'era nessuno. Sodoma era stata rasa al suolo, insomma, con pioggia di zolfo e tutto il resto, per cui doveva proseguire in qualche modo la specie, insomma. Però era scioccante per me da un certo punto di vista, cioè soltanto perché erano quei tempi, uno può ragionare e capire, mettersi in quell'ottica, insomma. Rosaria chiede che cosa avrà pensato Isacco. Infatti, prima quando guardavo il film dicevo: altro che psicanalisi, quel figliolo dovrà essere sottoposto dopo, no? Da te è talmente confuso che poi non riconosce neanche i figlioli suoi, sbaglia con Esaù e Giacobbe dopo un po' di anni. Allora, nel film io l'ho tagliata la parte, però effettivamente lui è arrabbiato col papà. Ci credo. Quindi non lo so, però Isacco è un po'. Cosa pensiamo noi quando dobbiamo vivere delle prove forti, no? Quante volte magari ci siamo arrabbiati o non ci siamo arrabbiati con Dio, con questo padre, no? Io penso che più che, certamente non sapremo mai quando andiamo di là, avremo tutta l'eternità, cercheremo anche Isacco per chiederglielo, ma alla fine io, Sor Laura, di fronte a una richiesta che la natura, che Dio, che non lo so, il fratello, chiunque mi fa, cosa penso? Come reagisco rispetto a Dio? Sì, mi viene da dire che c'è anche questo aspetto, mettendomi nei panni di Isacco, la persona dalla quale dovresti ricevere protezione e sicurezza è la stessa persona che ti sta mettendo sopra una sorta di legna per il sacrificio e ti sta togliendo la vita, no? Per cui dentro, penso che dentro Isacco si sia creata una sorta di, non lo so, rabbia, odio e quant'altro. Poi per carità, quando troveremo Isacco, quando parleremo con Isacco un giorno potremo chiedere delle cose anche a lui, no? Di come si sia sentito oppure no. Però credo che sia, poi come diceva anche Sor Laura, anche questo, no? Rientra in quella sofferenza che nasconde forse un bene, no? Anche da parte di Isacco, che è entrato anche lui dentro questo progetto. Sono le 10:05.
Certo, allora volgiamo al termine, perché tu devi andare a vedere Nina Settembre, lo sappiamo. No, perché dobbiamo essere fedeli all'orario. Va bene. Allora, direi che possiamo terminare con un canto, con una canzone di Simone Cristicchi che si chiama Lo chiederemo agli alberi. Credo che molti di voi la conoscano già questa canzone, che un po' vuole dare una risposta non totale ai discorsi che sono emersi in questa serata. Dopo la canzone ci ritroviamo qui per salutarci e per darci l'appuntamento per le prossime volte. Allora, vediamo se riesco a mandarla. Chiederemo agli alberi come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili. Risponderanno gli alberi che le radici sono qui e i loro rami danzano all'unisono verso un cielo blu. Se d'autunno le foglie cadono e d'inverno i germogli gelano come sempre la primavera arriverà. Se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare le lacrime, già domani un bacio di sole le asciugherà. Lo chiederò alle allodole come restare umile se la ricchezza è vivere con due briciole, forse poco più. Rispondono le allodole, noi siamo nate libere, cantando in pace ed armonia questa melodia. Per gioire di questo incanto, senza desiderare tanto, solo quello che abbiamo ci basterà. Ed accorgersi in un momento di essere parte dell'immenso, di un disegno molto più grande della realtà. Lo chiederemo agli alberi. Lo chiederemo agli alberi. Ecco, allora ci lasciamo con questo messaggio di Cristicchi che ci dice che forse la fede è accorgersi di essere parte di una realtà molto più grande di noi, che non è solo questa, ma è un'altra ancora. Allora, noi ci ritroviamo il 25 di gennaio per un video in cui vi daremo ulteriori indicazioni per andare avanti. Nel frattempo... Spengo un attimo i microfoni perché si crea, ecco, il 25 di gennaio con un video in cui vi daremo ulteriori indicazioni di lettura, intanto voi andate avanti a leggere così non vi trovate indietro, mentre la prossima diretta sarà lunedì 1 febbraio, sempre alle ore 21 su questa pagina Facebook. Se Livia e Silvia aprono i microfoni possiamo salutare tutti e terminare qui questa serata. Io vi ringrazio ufficialmente per aver partecipato, per averci dato il vostro prezioso contributo. Grazie a voi. Grazie. E ciao. Buona serata a tutti, ci vediamo al 1 febbraio. Ciao. Sì. Ciao.